Oggi siamo in piazza per rivendicare i nostri diritti come comunità e come persone. Ogni giorno veniamo umiliate, derise, molestate, aggredite in nome di una nostra presunta inferiorità biologica e sociale. Ogni giorno dobbiamo scontrarci con chi crede di poter decidere al nostro posto sulle nostre vite, sulle nostre scelte e sui nostri corpi. Sappiamo bene come ci si sente quando qualcuno parla al nostro posto e pretende di decidere per noi. Siamo una comunità oppressa, siamo donne, persone disabili, queer, persone nere e persone non bianche. All'interno della specie umana siamo schiacciate da chi sopra di noi ha deciso che poteva comandare. Restiamo delle privilegiate. Al di sotto di noi, in questa scala di gerarchie assurde che assegnano un valore economico alle vite, ci sono gli animali non umani. Gli animali non umani vengono da sempre oppressi, sfruttati, maltrattati, uccisi in nome del profitto umano. L'essere umano ha deciso che gli altri animali sono di sua proprietà e può quindi disporne a suo piacimento, nel modo che ritiene più vantaggioso per le proprie tasche. Mantenere gli animali non umani all'interno di questa gerarchia è ciò che permette di mantenere noi all'interno di questa gerarchia. Finché la logica con la quale abitiamo il mondo sarà quella che dice «la mia vita vale di più della tua», esisteranno disparità di genere, sfruttamento, fascismo, violenza. Nessuno è libero finché non lo siamo tutti. Come molte di noi, le femmine non umane sono sfruttate e colonizzate a causa della loro capacità riproduttiva e produttiva, considerate in quanto corpi capaci di produrre vita. I corpi non umani vengono, come i nostri, resi disabili dal modo in cui gli ambienti nei quali viviamo vengono costruiti. I paesi in via di sviluppo seguono il nostro modello di consumo, iniziano adesso a rapportarsi al consumo di carne e derivati come noi abbiamo già fatto decine di anni fa. L'inquinamento prodotto dall'industria dell'allevamento sta devastando il pianeta, distruggendo i territori, causando disboscamenti, costringendo popoli ad abbandonare le loro terre. L'intersezionalità dei movimenti antifascisti, antirazzisti, anticapitalisti deve includere l'antispecismo tra le proprie lotte e farne una delle proprie battaglie, perché la lotta sia per tutti e non per pochi. In quanto abitanti di questo pianeta a rischio siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo bisogno di solidarietà e complicità tra persone oppresse, per non restare sole contro un mondo che non è costruito su misura per noi. Decostruiamo il privilegio di specie e creiamo comunità con chi abita questo mondo insieme a noi. Volevo dire anche un'altra cosa, raga, che spesso le persone che parlano in nome dei diritti animali tendono a definirsi la voce dei senza voce. Questo tipo di atteggiamento qua secondo me è molto paternalista e trovo molto importante riconoscere la gentilità degli animali e la loro capacità di resistenza. Quindi informiamoci e non dimentichiamoci che gli animali sono compagni. Grazie.